Ma secondo voi sono più di là o più di qua? Secondo me ormai sono più di là. Sicuramente l'acqua è da cambiare, almeno a questo, ci arrivo. Per il resto, secondo me, hanno fatto il loro tempo. Buongiorno mondo! Allora, è passato un po', è passata circa un'oretta e mezza dal mio caffè, infatti ora ho necessità di farmene un altro, ma devo tentare di resistere, altrimenti arrivo fino a stasera che ne ho tipo bevuti 10 e il caffè fa male, se assunto in grandi quantità ovviamente. Allora, volevo farvi vedere prima del risveglio di Attila degli ordini che ho fatto per lei e ve li voglio mostrare adesso perché poi si sveglia e quindi inizia a rubare tutto. Allora, ho preso una cosa per la cameretta e poi ho preso delle cosine per lei. Dunque, partiamo dalla cameretta. Ho acquistato questi. Li apro proprio in questo momento insieme a voi perché così verifico anche soprattutto se sono intatti, integri, perché sono in ceramica. Si tratta dei pomelli. Intanto sto morendo di sanguata, mi sono tagliata prima con la carta, cioè è micidiale. Ho il cerotti in camera da letto, ma preferisco morire di sanguata piuttosto che si sveglia Angelica. Comunque sono i pomelli del Comò in camera da letto e ne ho presi 13, mi pare, non ricordo con esattezza. Comunque queste sono le viti. Altre viti e qui abbiamo i pomelli, guardate che belli, li ho presi rosa a forma di cuoricino, sono molto molto belli. C'erano anche su Temu, però il prezzo più o meno era uguale, quindi alla fine ho fatto che prenderli su Amazon perché almeno sono arrivati prima. Ieri sera Omar è rientrato da lavoro, intanto mentre vi parlo, controllo che siano a posto perché ho visto dalle recensioni che qualcuno si è lamentato perché erano arrivati rotti o sbeccati. Comunque, ieri sera Omar è arrivato a casa e ha iniziato a montare la cassettiera. Ragazzi, mai più, mamma mia. Oltre ai 300 milioni e 400 miliardi di viti, è stato lunghissimo, deve ancora finirla, c'è una roba allucinante e deve ancora finire di montarla, però non vi dico, cioè ieri sera di nuovo abbiamo cenato tardissimo perché lui ha cercato di portarsi avanti, cerca di fare queste cose riguardanti il montaggio in settimana perché poi nel fine settimana andiamo avanti con il grosso dei lavori, infatti dobbiamo ancora mettere il battiscopa, in realtà tanto non c'è problema se ci sono già i mobili perché sono veramente pochissimi i mobili, si tirano avanti facilmente, si mette e si applica il battiscopa, però appunto per metterlo bisogna tagliare con il macchinario apposta e ovviamente arrivando a casa tardi alle 6:30, 7 alla sera non può mettersi a tagliare a far rumore perché poi bisogna tagliare fuori sul balcone di là, altrimenti in casa fa troppa polvere. E quindi cerca di andare avanti in settimana in base agli orari che ci sono a disposizione per poter continuare con i lavori. Settimana prossima sarà il compleanno di Angelica, compirà 2 anni appunto, e vorremmo finire la cameretta, ma non ce la faremo mai. Sicuramente non ce la faremo mai perché manca il grosso del lavoro. Tra l'altro è arrivato anche il materasso proprio ieri. Però quello aspettiamo a metterlo perché altrimenti poi inizia a sdraiarsi lì dentro e nessuno più la sposta. Aspettate che devo tamponare l'emorragia, è una cosa pazzesca, e arrivo subito. Io non ho parole, veramente non ho parole. Allora, adesso vi faccio vedere il secondo ordine di Angelica. Quando era piccolina le ho preso tutta una serie di fasce colorate per i capelli che abbiamo ancora adesso e che potrebbe in teoria indossare anche adesso perché sono fatte apposta fino ai 3 anni, mi sembra. Ma ovviamente, cioè, le ho tutte lì, ma non ha voluto saperne, non vuole saperne di indossarle se le toglie subito. Quindi praticamente a sto giro della stessa linea, visto che appunto ci sarà anche la sua festa di compleanno, ho preso gli elastici per capelli. Sono esattamente della stessa tipologia, della stessa linea delle fasce che le avevo preso quando era neonata.
però sono fatti sotto forma di elastici per i capelli, perché adesso ovviamente abbiamo bisogno di elastici, e sono questi, ve ne faccio vedere uno da vicino. Ce ne sono di tantissimi colori. Io mi ricordo che mi divertivo tantissimo quando era ancora piccina e gestibile, perché adesso protesta e quindi comanda lei, però quando ero piccina mi divertivo tantissimo ad abbinare il colore degli elastici ai suoi vestitini. E niente, ho detto prendiamoli, perché comunque tanto servono, anche soprattutto visto che stiamo andando incontro alla bella stagione. Vi lascio il link sia dei pomelli che di tutti questi elastici super colorati in info box, così se vi interessano li potete acquistare anche voi. Allora, li ho messi tutti qui sopra così potete vederli bene. Praticamente ce ne sono due per ogni colore e ce ne sono di tantissimi colori. Ovviamente adesso speriamo che Angelica voglia metterli almeno per il giorno del compleanno. Ecco, così vorrei, diciamo, vestirla e metterla tutta carina, ma sarà molto difficile che lei collabori. Io intanto li ho presi, poi vediamo che cosa ne faremo. Sono costati circa 10 euro, adesso non ricordo con esattezza, però sono molto validi. Ovviamente al di sotto dovreste poi utilizzare degli elastici se avete delle bimbe piccoline come Angelica, che ancora non hanno una grande quantità di capelli. Degli elastici, quelli un pochino più aderenti, che sono solitamente in gomma, in plastica, non so bene come definirli, perché in questo modo tengono bene tutti i capelli, poi al di sopra andate a metterci questi e in questo modo si vede soltanto il fiocchetto. C'erano anche nella versione con la pinzetta al posto dell'elastico, ma io ho preferito prendere l'elastico, perché poi quando i capelli diventeranno più lunghi andremo direttamente a utilizzare l'elastico senza bisogno di metterne uno al di sotto che tenga meglio i capelli. Ci siamo svegliati giusto in tempo! Sono riuscita a far sparire tutti gli elastici. Allora, questa piccoletta ha mangiato i biscottini sul divano di mamma, ma tanto... Cosa? Tanto, ragazzi, anche se si sporca, è una meraviglia questo tessuto, ve lo straconsiglio, è tutta un'altra vita. Comunque con l'altro era un incubo, questo basta passare uno straccetto. L'altra sera mi sono appoggiata qua e l'ho sporcato di trucco, panico, ho detto mamma mia, adesso rimane macchiato. In realtà non ho neanche dovuto metterlo in lavatrice, ho sporcato il cuscino. Semplicemente ho passato uno straccetto in microfibra, imbevuto d'acqua senza neanche mettere un po' di sapone, è venuto via tutto. E il trucco è una cosa un po' tosta, ecco, da far venire via, cioè almeno che non ti metti a lavare tutto in lavatrice è difficile che venga via. È un tessuto in microfibra fantastico, una bellissima invenzione. Tiki tiki tiki. Brava, passa l'aspirapolvere, va, che è tutto sporco. Oggi, dato che danno 20 gradi, ma al momento ce ne sono 12, l'ho vestita a strati, voglio andarla a mettere questo smanicato, che è comunque bello imbottito, che ho acquistato da Pepco, carinissimo, con le orecchiette, e di Minnie. E nulla, perché adesso inizia il periodo di crisi sul come vestirsi, che riguarda non soltanto me ma ovviamente anche lei. Ma ho capito che ti servi da sola, ma stiamo un pochino esagerando. Hai finito di rubare i biscotti? Mi sa che devo cambiare postazione, dobbiamo cambiare cassetto. Dai, finisci, ci laviamo i dentini e andiamo ai giardini. Esaurimento, si è andata a riprendere i biscotti, ha dovuto mangiarli, poi ha voluto bere, adesso forse ce la facciamo uscire. Intanto Carolina voleva uscire, è uscita, poi voleva uscire anche Lisa, ho aperto la porta a Lisa per farla uscire, ma poi non voleva più uscire, ma nel mentre si è infilata Angelica e voleva uscire Angelica e Lisa non voleva più uscire, poi Carolina voleva rientrare. Oh mio Dio! Non potete capire quello che ho fatto. Oh santo cielo, mi devono ricoverare. Sono uscita sul pianerottolo le mutande, ma me ne sono resa conto dopo. Meno male che non c'era nessuno.
cioè non è possibile. Praticamente avevo messo il pantalone ad asciugare vicino alla stufa perché era ancora un pochino umido. Nel mentre sono andata a prenderlo, ho visto che era asciutto. Quindi mi sono tolta il pantalone del pigiama. Mentre mi toglievo il pantalone del pigiama, mi sono tolta anche le calze che uso per casa. E mi sono detta, le vado a mettere di là in lavanderia, così poi quando rientro me le infilo subito. E praticamente, nel mentre ho detto, tutto mentre ero senza pantaloni, ma soltanto ovviamente mutande, ho detto, ah, mi prendo anche le scarpe e me le metto già fuori sul pianerottolo, perché sono ancora un pochino sporche di terra, le ho lavate, però perdono ancora un po' di terra. E prendo le scarpe dalla lavanderia, vado a portarle fuori praticamente sul tappeto, nelle scale, ed ero in mutande, ragazzi. Sono rientrata, mi sono infilata tranquillamente come se niente fosse il pantalone. E poi ho detto, ma io sono uscita fuori in mutande. Cioè, mio Dio, meno male che non è passato nessuno. Vuoi andare sull'altalena per caso? Con quella faccetta? Vuoi salire? Siamo arrivati. Ecco, amore, hai preso tutto da tua madre. Tu l'altalena sulla guancia, io il cartello sulla testa. È bella questa altalena? Wow, meravigliosa! Ti sei già stufata? Oh, 3 secondi, già sei stufata! Un piedino alla volta, bravo amore! Ecco, appena detto, bravo! Un piedino alla volta! Dai, con le gambine in avanti, ti ha detto mamma. Non fare la fetente, guarda che sei. Ma come fai a scivolare così? Io dico, come fai? E ora lo dico io. Perché è finito laggiù il tuo pupazzetto? Chi è stata? Eh? Chi è stata a buttare giù il pupazzetto? Tu sei stata? Te l'avevo lavato, l'hai preso dallo stendino e l'hai buttato giù. Ragazzi, una madre distrutta, distrutta, con figlia da mettere in lavatrice e pupazzetto da andare a recuperare. Ma prima mi bevo un bel caffè perché ne ho bisogno. Come mai questa luce strana? Boh, perché la giornata è bellissima e sapete che in questa casa quando c'è il sole. No, ehi! Smettila, Ho una nanetta che sta crollando perché il fatto di andare a giocare fuori la stanca davvero tanto e quindi niente, però comunque sempre attiva per far danni. Il mio caffè, ahia, il passeggino sul piede. Il mio caffè è sempre lì che aspetta, però adesso mi inizio già a preparare il pranzo perché altrimenti poi mi si addormenta e voglio che prima mangi. Comunque, cioè, non so cosa ci fa lì un cucchiaino, però vabbè. Chissà che ce l'ha portato. E dopo devo andare a recuperare il pupazzetto perché altrimenti, se si ricorda che l'ha lanciato, apri il cielo. Comunque, cosa volevo dirvi? Mi ha chiamato l'asilo, ragazzi. Chiudi il congelatore! Mi ha chiamato l'asilo. Notizia bomba. Innanzitutto mi hanno detto, buongiorno, mamma cretina di Angelica. Dopo 100 email è riuscita finalmente a inoltrare la domanda di iscrizione. Però la cosa ancora più bella è che praticamente nel paesino che è qua attaccato, che ha circa 5-7 minuti di macchina, non c'è più posto. Però qua, praticamente di fronte, io attraverso la strada, c'è posto. C'è posto e tra l'altro io non sapevo neanche che ci fosse l'asilo qui, pensavo ci fossero soltanto le elementari, infatti consideravo di iscrivere Angelica qua per le elementari, però invece mi hanno detto che c'è anche l'asilo. Quindi praticamente io a settembre dovrò semplicemente attraversare la strada e ho l'asilo di fronte, ragazzi, che bellissima notizia! E comunque sì, c'è posto, quindi l'hanno ufficialmente presa, sono molto molto contenta. Adesso vado a vedere quello che sta combinando e nel mentre tento anche di bermi un caffè. Un disastro, praticamente mentre stavamo entrando, una signora che abita nelle case qua di fronte le ha detto: Ehi, ma hai ancora il ciuccio? Buttalo via! Lei se l'è staccato dalla giacchetta e l'ha lanciato per terra, poi se l'è ripreso. E niente, adesso comunque non riesco più a trovarlo. Lo vuole e non riesco più a trovarlo. Per fortuna avevo nel cassetto questa confezione
che contiene gli ultimi due ciucci di una grande serie che avevamo comprato, perché lei utilizza solo questi che hanno questa forma ed è veramente difficilissimo riuscire a trovarli. Io li trovo soltanto da Acqua e Sapone, ma neanche in tutti i punti vendita, e da Max Factory. L'ultima volta ne avevo presa una bella quantità e adesso praticamente sono rimasti solo questi due. Per fortuna ora, dopo faccio un salto giù, perché siccome ha buttato il pupazzetto, non mi sembra di vedere il ciuccio, però magari non lo vedo, è nascosto tra le foglie, e vado a prendere anche il ciuccio, solo che devo aspettare che si addormenta, scendo un secondo, perché non vuole venire con me, è molto annoiata, devo velocemente preparare il pranzo. Ora disinfetto questo, per fortuna che ho questo, e glielo do, intanto preparo il pranzo. Ma perché? Allora, mi sono seduta un attimo, un cavolo, a prendere il caffè, e me la vedo arrivare, prende il telecomando da sopra il mobile e me lo va a buttare giù dal balcone, e adesso si è incastrato anche il telecomando, no, la palla, si è incastrato anche il telecomando, la palla no, giù dal balcone. Adesso dobbiamo andare giù a prendere tutta la roba che hai buttato, adesso, no, ehi, cioè, guarda te, guarda che roba, io questa devo farlo vedere a tuo padre, guarda, ma si può fare sta vita, guarda, sta fetente, sei fetente, abbiamo recuperato il pupazzetto superstite. Cioè, io stavo facendo addormentare Angelica, torno di qua, chi mi trovo? Le due, spamparanzate, completamente. Sì, sul mio divano. Che brutta vita, che fate? Forse ho esagerato un tantino con il latte. Mentre mi gusto il mio caffè, volevo aggiornarvi su una cosa. Allora, circa una settimana fa ho ricevuto un commento che ho postato in un mio video, dove praticamente una signora, chiamiamola così, mi ha detto: facci caso, tua figlia ha una serie di comportamenti che fanno pensare all'autismo. Non ha scritto chiaramente la parola autismo, chi avrà visto quel video avrà letto il commento, però comunque da come era stato impostato quel messaggio lei ha lasciato intendere quello. Ora io ho ricevuto quel commento, mi sono un pochino arrabbiata, perché è chiaro che da pochi minuti che vedi una bimba in un video non puoi permetterti di fare una diagnosi, anche perché soprattutto non sei un medico, e quindi vabbè, ho condiviso con voi questa cosa perché sapete che faccio video ogni giorno, quindi nei video vedete la mia vita vera, con le cose belle che succedono durante il giorno, ma anche con le cose meno piacevoli che succedono durante il giorno. Quindi diciamo che, non essendo video programmati, non essendo video strutturati, ma essendo vlog di vita quotidiana, è normale che emergano determinati dettagli che normalmente accadono nella vita di chiunque. Nella parte finale di quel video vi ho detto che non pensavo che Angelica avesse l'autismo, perché comunque essendo io la mamma, la vivo quotidianamente. Quel gesto che lei fa di muovere le braccine, le manine, di agitarle, è un gesto che fa soltanto quando è appunto contenta, per esprimere diciamo la sua felicità, e che comunque lei viene sottoposta regolarmente a delle visite da parte del suo pediatra per fare i vari bilanci di crescita. Quindi diciamo che il commento di quella signora mi ha fatto arrabbiare, però comunque non mi ha spaventato, tra virgolette, perché comunque sono sui social da tanti anni, sono consapevole del fatto che la gente scrive tante cretinate. Ciò che però invece mi ha un attimino allarmato sono stati i commenti di alcune mamme, che appunto mi hanno scritto sotto quel video dicendomi che hanno dei bimbi con dei disturbi dello spettro autistico, e quindi mi hanno detto che anche loro, come me, sottoponevano
il proprio figlio ha dei bilanci frequenti e che il pediatra non si è mai accorto di niente, che i pediatri appunto non si rendono purtroppo conto e che anche i loro bimbi facevano lo stesso movimento di Angelica e che alla fine è arrivata la diagnosi di autismo. Ora capite che se un commento ve lo scrive una sconosciuta a caso, insomma, vi potete arrabbiare, ma non date peso. Quando però il commento vi viene scritto da una mamma, più di una, che comunque sostiene di avere delle esperienze a riguardo e sostiene di aver fatto praticamente il nostro stesso percorso tra controlli di crescita e tra il fatto di fare determinati movimenti, ecco, un attimino ti mette un po' la pulce nell'orecchio. Al che io ho prenotato e portato Angelica a una visita specialistica. Una visita che è costata parecchio, veramente tanto, però devo dire che i soldi spesi li ha meritati tutti. Abbiamo trovato un dottore bravissimo, che comunque, cioè, ci ha tenuto dentro lo studio un'ora e mezza circa, veramente tantissimo, quindi i soldi spesi sono stati soldi ben investiti. Questo dottore, ovviamente io prima di fare tutto questo mi sono confrontata con Omar, che ha detto: ma lascia stare, continua a seguire il tuo istinto, non farti influenzare. Però non lo so perché, ma dopo aver ricevuto questi commenti da queste mamme, io ho iniziato a vedere degli atteggiamenti sospetti in Angelica, nel senso che lei ha continuato a fare le cose che fa ogni giorno, ma io la guardavo con un occhio diverso, la guardavo con il dubbio, la guardavo in maniera differente, sicuramente ero influenzata, quindi non tranquilla, e vedevo che faceva cose strane, che poi ha continuato a fare le cose che ha sempre fatto e fa quotidianamente, ma io le vedevo come appunto dei sintomi, dei comportamenti ecco tipici dell'autismo, proprio perché sono stata influenzata. Comunque questo dottore ci ha sottoposto inizialmente a un test composto da tante domande. Noi dovevamo rispondere o sì o no. Le domande riguardavano più il lato dell'attenzione, dell'interazione del bambino con noi genitori. Adesso io non me le ricordo perché erano davvero tante, ma alcune che mi vengono in mente sul momento sono: quando lo chiami si gira subito, anche se non si gira subito perché magari è intento a giocare e non ti vuole ascoltare, noti che comunque ti sente? Oppure: ha mai pensato che tuo figlio sia sordo? Oppure anche: quando sei in strada e passa un camion, una moto, un aereo, il bambino te lo indica? E praticamente questo è stato un test specifico per i bambini dai 18 ai 24 mesi, quindi capite che Angelica farà 24 mesi settimana prossima, quindi è un test apposta per la sua età. Abbiamo ottenuto un punteggio in base alle nostre risposte. Questo punteggio però non ci è stato comunicato subito dal dottore. Dopo aver lasciato questa stanza, il suo ufficio, siamo andati in un'altra stanza, una stanza gioco, sembrava tipo un asilo, con diversi giocattoli. Praticamente il dottore ci osservava, era presente con noi, ma lui ci osservava senza però intromettersi tra di noi, ci osservava da lontano, ecco. E ha fatto sì che Angelica giocasse, mi ha detto: lei si comporti come se io non ci sono, si comporti come se foste a casa vostra e stesse giocando insieme. Allora niente, Angelica era lì ovviamente tutta intenta nel fare i giochi, io però la chiamavo, io però le parlavo e insomma lui ci ha un po' osservato in questo rapportarci, insomma, più che altro ho osservato i comportamenti di Angelica. Una volta finito questo periodo di osservazione, siamo ritornati in studio. Per prima cosa ci ha comunicato l'esito del punteggio. È uscito che non c'è nessun tipo di problema, nessun rischio che Angelica praticamente possa avere l'autismo. Comunque appunto il dottore ha voluto anche osservare la bambina per capire
diciamo, come si rapportava con me, se si girava quando la chiamavo, si sta spegnendo la macchinetta, insomma, per vedere un po' come interagiva con l'ambiente esterno, perché molto spesso i genitori a volte sono anche tanto presi dall'ansia e quindi sbagliano a dare le risposte. Quindi ha fatto una doppia verifica tra il test a cui siamo stati sottoposti e appunto l'osservazione del comportamento di Angelica. E io ho voluto fare questa visita proprio perché queste mamme, ripeto, mi hanno detto questo, e perché comunque è importante che l'autismo venga scoperto già nei primissimi anni di vita, in modo tale da poter iniziare poi un percorso che possa, diciamo, aiutare il bambino a condurre uno stile di vita il più normale possibile. E una cosa che ha detto il medico è che il bambino autistico di oggi sarà comunque un adulto più indipendente rispetto a un bambino autistico degli anni 40 e 50, perché oggi ci sono stati tanti studi a riguardo e ci sono tuttora, e quindi diciamo che il bambino, non appena viene scoperto l'autismo, viene sottoposto a un percorso volto a sviluppare le sue abilità cognitive e renderlo, diciamo, più indipendente possibile, e fare in modo che sviluppi appunto delle capacità consistenti nell'interazione, ovviamente nei limiti delle sue possibilità. Ci sono diversi livelli di autismo, c'è la forma più grave, c'è la forma meno grave, però comunque in tutti i casi, grazie a tutti gli studi e il percorso che è stato appunto studiato da diversi medici specialisti, sottoponendosi a una sorta di, come posso dire, stimolo continuo, ecco, riesce, diciamo, a condurre una vita normale. Dopo aver fatto questa visita mi sono un pochino tranquillizzata e sono riuscita, diciamo, poi a vedere la situazione con occhi differenti, e sto notando appunto che Angelica ogni giorno impara tante paroline nuove. Diciamo che questo movimento che appunto lei fa con le manine lo fa come sintomo di nervosismo, questo lo ha detto il dottore, nel senso che chiaramente, non essendo ancora in grado di parlare ed esprimere le sue emozioni, i suoi bisogni, si agita, rimane più nervosa e quindi agisce in questo modo. Sono contenta perché oggi eravamo al parco, è passato l'aereo, lei me l'ha indicato e mi ha detto aereo, quindi praticamente, vabbè, lo dice a modo suo, aereo mi ha detto, tipo, però vedo che sta tirando fuori ogni giorno qualche parolina nuova. Mi sento più tranquilla, avevo bisogno che Angelica facesse questa visita, ma non per Angelica, per me, ma è importante comunque che una mamma, diciamo, sia consapevole della situazione e niente. Vi saluto, ragazzi, mi metto a lavorare, vi mando un bacio grande e ci vediamo nel prossimo video.